Allora, un diplomatico saluta tutti con quello che potrebbe essere il 17esimo, 18esimo Ugly Unboxing, cosa del genere. Non ho guardato la lista prima, quindi vado in scioltezza anche perché ho poco tempo. Ma saltando questa introduzione, avete presente quando Wish e i suoi ad, le sue pubblicità su Facebook vi dicono non pagare il sovrapprezzo in negozio? Ecco, beh, io l'ho pagato dopo aver visto questa meravigliosa console in vetrina, in una vetrina di Trieste, in via Madonnina per la precisione, vicino a Largo Baviera. Ho pagato il sovrapprezzo in negozio e sono uscito con la PvP Station 3000 Lite. Tra l'altro, un unboxing in cui c'è ben poco da fare perché la console è già stata unboxata. Ho chiesto di vedere dentro cosa aveva commesso. Così, intanto riapriamola. Eventuali prove sul campo arriveranno nei prossimi giorni. Vedete, cioè, fa gli stessi rumori di Kinder Sorpresa. Anche la scatola è più o meno delle stesse dimensioni. Allora, la sposto e vi faccio vedere il contenuto. Ecco, questa è la console fatta in una plasticaccia giocattolosa con questo aspetto da PSP. Allora, qui c'è dentro la classica batteria dei cellulari, più o meno. Ecco. La cosa positiva è che non ha il. Si fa già il rumore da, appunto, da Kinder Surprise. La cosa positiva è che non ha la classica vitina delle console cinesi, la classica tediantissima vitina dello sportello batterie. Oh, vabbè, l'appoggio qua sotto. Poi andiamo a vedere il resto. Cavo per il collegamento alla TV. Alimentatore, ben due cartucce, eccole qua, con dentro giochi che non ho ancora avuto modo di esplorare perché oggi è stata una giornata veramente da panico, e istruzioni che porteranno qualche rivelazione che non so. Questo è quanto dalle istruzioni. Allora, la console è a posto così, adesso tiro fuori tutto dalla scatola. C'è anche questo cartoncino di dubbia utilità. Tiro fuori tutto dalla scatola per farvi vedere com'è la scatola da fuori. Ovviamente le dimensioni è poco più grande della scatola di Kinder Sorpresa. Sì, un packaging veramente di dimensioni ridotte. Guardate Mario che gioca a basket addirittura. Crash che si butta a Mario con Yoshi. Scritta 3D, qui tra l'altro è il crash della PS2, sarà un'immagine presa ai tempi di Twin Sanity, di qualcuno che giochi del genere. Ah no, questo qui ad esempio è sicuramente di Nitro Kart, credo. Bene, allora dietro vedo dalle immagini dei giochi, riconosco Tecmo World Cup, questo è bene. Dove c'è, eccolo qui, e poi vedo Spider-Man e altri che non mi dicono nulla. Sarà una simpatica scoperta questo aggeggio. È un piacere averla presa, anche se ha un prezzo notevolmente superiore rispetto a tutte le offerte su internet, da 24 euro, no? Come si vede anche qua. Va bene. Dunque, nei prossimi giorni ovviamente arriveranno video e dirette su questo aggeggio. Vi saluto di nuovo, un diplomatico saluto, alla prossima. Ciao!